Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Come stai, Winnie? Come stai, Winnie? Tutto bene, tutto a posto. È stata divertente la festa della mamma, ci siamo divertiti. Bene, 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 sono contenta. Ma dov'è Fuffi? Boh, non lo so, non lo so. Adesso lo chiamiamo. Ok, Fuffi, Fuffi, ci sei? Eccomi, eccomi, stavo qui, stavo ascoltando, poi ho acceso il video. Bene, bene. Allora, sentite, stavo pensando, oggi, vi ricordate come abbiamo fatto qualche giorno fa? A cosa ti riferisci? Quando abbiamo letto una storia, anzi, l'abbiamo fatta leggere alla mia mamma, ve lo ricordate? Sì, io me lo ricordo benissimo. Mi sono divertita tantissimo, le storie mi fanno impazzire. Anche a me, anche a me. Bene, bene. Allora, se vi va, io chiamo la mia mamma e vi faccio leggere un'altra bellissima storia. Così passiamo un po' di tempo insieme. Certo. Ok, bene, bene. Allora, mami, mami, che c'è Winnie? Che c'è Winnie? Ciao mami, ce la racconti un'altra storia come hai fatto l'altra volta? Ok, a te e ai tuoi amichetti? Sì, a tutti e tre, noi siamo collegati e loro ti ascoltano. Va bene, allora pronti, però mi raccomando, fate silenzio. Sì, facciamo silenzio. Oh, caspita, aspetta, mamma, non c'è più Fuffi nel video, probabilmente c'è un problema di collegamento. Eccolo. Ok, mami, allora puoi iniziare la storia. Va bene, però stavo dicendo, mi raccomando, fate silenzio, se no mi si interrompe, cioè, se no poi si interrompe sempre la storia e non va bene. Va bene, ok, silenzio. Capito, Froggy? Mi raccomando, fai silenzio. Sì, ok, faccio silenzio. Allora, c'era una volta un albero molto giovane. Era primavera ed era molto felice. Ogni giorno gli spuntava una nuova fogliolina. L'albero non permetteva a nessuno di avvicinarsi per paura di rovinarsi le foglie. Quando arrivò l'estate, le foglie del piccolo albero vanitoso erano diventate splendide. Oh, che bello! Poi arrivò l'autunno con i suoi nuvoloni e il piccolo albero vide che le sue belle foglie erano diventate gialle. Poverino, poverino! Poi le foglie si seccarono e cominciarono a cadere ad una. Caspita, caspita! Il piccolo albero era disperato. Ada, la vecchia cornacchia, spiegò al piccolo albero che le sue foglie sarebbero ritornate a primavera, più belle di prima. Ma l'albero non è che era molto convinto. Arrivò l'inverno e l'albero fece una promessa, perché aveva imparato il ciclo delle stagioni. La promessa era: quando tornerà primavera, tutti gli uccelli e i gatti del quartiere saranno invitati a una festa. Una festa, che bello! L'albero così imparò a non essere più vanitoso e ad avere vicino a sé tutti gli uccellini e tutti i gattini.
Mamma, mamma, ma questa storia è bellissima, è bellissima. L'avete capita, ragazzi? L'avete capita? Sì, ho capito perfettamente. Ci sono le stagioni. È vero, c'è il ciclo delle stagioni. Prima c'è la primavera, l'estate, l'autunno e l'inverno. Caspita, Fuffi, sei bravissimo! Già le hai imparate tutte. È vero, è bravo, io non me le ricordo già tutte, non mi ricordo l'ordine, me le ricordo un po', però non proprio l'ordine. Bene, Froggy, non ti preoccupare, pian piano si imparano, eh? Non è che le possiamo sapere tutti subito, tutti a memoria. Però ricordatevi, se vi ricordate la storia dell'albero, vi ricorderete anche le stagioni. Che bello, che bello, che bello! Allora, ragazzi, salutiamoci e magari la prossima volta faremo un'altra storia. Sì, che bello! Un'altra storia, un'altra storia! Ciao ciao! Alla prossima volta, a venerdì! Ciao ciao, ciao ciao, ciao ciao!